Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Carus, Poli, Matrona, Lancia, Belisario, Cercuoni, Anotte, Lenci, modificati e fatto fuori dalla Commissione, specialità di legalità e sicurezza. Istituzione del poliziotto di quartiere o di prossimità nel territorio extra gra. Allora, chi presenta l'atto? Io, signor consigliere Matrona, prego. Ho l'onore di presentare quest'atto partorito nella mia commissione, aggiustato nella mia commissione, dove purtroppo devo fare un appunto, mi consenta, come diceva un vecchio mio governante, mi consenta. Per cortesia, se scusate, noi stiamo facendo ancora il consiglio, Ciancio. Allora, un attimo, consigliere Matrona. Stanno parlando, mica ci stanno parlando. Scusate. Richiamiamo per consigliere Ciancio il rapporto, per cortesia. Per favore. Consigliere Ciancio non si candida con 5 Stelle. Per favore, su. Diventerà allora, assessore. Prego, consigliere Matrona. Allora, stavo dicendo, no, ringrazio questa risoluzione che è uscita dalla Commissione Legalità e Sicurezza da me presieduta. È una cosa, purtroppo devo fare un appunto, signor Presidente, ma io continuo a dirlo, ma lei continua a fare come gli pare a lei, imponendosi come Presidente. Però quando si fanno gli ordini del giorno, purtroppo, la proposta va fatta, la proposta di risoluzione, istituzione del poliziotto di quartiere, punto e basta. Non si può dire proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Carus e Poli integrata dalla mozione, ma che stiamo a fare? La risoluzione è una e lei continua a fare questa pubblicità, non si può fare. E questo l'ho richiamato, gliel'ho detto più volte, ma lei dittatorialmente continua ad imporsi in questo consiglio. Andiamo avanti. Come ha fatto giustamente, e ripeto, con l'articolo 58, con la Sala Allende, fu approvato e lei disse all'epoca, me ne assumo le responsabilità. E io adesso le dico, qual è la sua responsabilità che si è assunto, signor Presidente? La sua responsabilità deve essere quella di dimettersi. Il giorno dopo doveva dire rassegno le dimissioni al Presidente del Consiglio perché mi ritengo responsabile di aver portato un atto in questo Consiglio con l'articolo 58 che dava un nome a prendere il poliziotto di quartiere con quello che sta dicendo. Perché dopo ci arrivo? Consigliere Matrona, lo show lo lasci perdere, lo show non serve. Altrimenti continua lo show, io sono poi costretto a non autorizzare più le riprese televisive. Signor per Presidente, cortesia, forse è la soluzione migliore, quindi gli show non si fanno signor più. Signor Presidente, prego, consigliere Matrona. Sicuramente il mio show ha qualche cosa, un obiettivo. Farle capire, come ho cercato di farlo capire questa mattina a capigruppo, che lei, quando si vede spiazzato nei capigruppo, impone il suo ruolo da presidente, ma non lo può fare, non glielo possiamo più permettere, gliel'ha detto anche il consigliere Stelitano, la colpa è dei capigruppo, no, la colpa è del presidente del consiglio che ha la maggioranza. Ancora capito che c'entra questo con l'istituzione del poliziotto di quartiere, adesso le tolgo la parola. Va bene, consigliere Matrona? Perché qui ci vuole. Allora, voi mi ricollego. Comunico già adesso allora, che le riprese televisive non saranno più autorizzate. Allora, è finita la consigliatura, Presidente, ma che stai a fare? Allora c'ho ragione che si impone. Allora, vedete che qua ci vorrebbe il poliziotto di quartiere. Assumo le mie responsabilità. Adesso ritorno sul tema del poliziotto di quartiere. Qui dentro ci vorrebbe il poliziotto di quartiere. Dovrebbe fare la ronda qua dentro, in tutto il municipio, il nostro benedetto poliziotto di quartiere. Allora il poliziotto di quartiere, adesso che ho fatto lo show, me lo faccia passare questo show, anche Liberi TV me lo facciano passare lo show. Il problema qual è? Abbiamo presentato una mozione che parlava dell'istituzione del presidente del poliziotto di quartiere. Perché? Perché la riteniamo una cosa giusta, la consigliera Lenci ne parlammo e disse prepariamo una mozione per il poliziotto di quartiere. Io ho detto per carità, subito, perché era andata in via sperimentale a Collina Fleming, poi sono stati implementati tutti quanti i commissariati e pertanto fu fatto quest'atto. Un atto semplice, banale, dove richiamare la Presidente ad attivarsi, non è che abbiamo fatto grosse cose, per carità.
Mi è dispiaciuto che contestualmente è uscita fuori come oggi, esce una mozione, arriva una risoluzione, esce una risoluzione, arriva una mozione. Mi sembra sempre che corriamo dietro il cane che si morde la coda. Non funziona così. Lasciate a Cesare quello che dice Cesare, e la cosa credo che vada meglio. Quindi signor, mi sta disturbando, sì, il PD mi sta disturbando, sta cercando di mettere... Consigliere Ciancio. Grazie consigliere. Allora, quindi noi che cosa chiediamo? Chiediamo alla Presidente di attivarsi, magari di organizzare un tavolo con tutti i referenti, perché noi abbiamo grossi problemi di sicurezza, ma diciamo che la nostra sicurezza parte dall'extra gra, perché è la zona un po' più colpita, un po' più abbandonata, ma abbandonata anche dalle istituzioni, non solo dai poliziotti o dai presidi che abbiamo chiesto, perché noi chiedemmo perfino all'epoca il vigile di quartiere mettendo una sede provvisoria a Morena, ma purtroppo non c'era personale, non c'era niente e non si è potuto fare. Adesso andiamo col Ministero degli Interni, visto che il nostro capo della polizia ha incrementato tutti i commissariati e pare che in via sperimentale voglia istituire quel poliziotto di quartiere, chiediamo alla nostra Presidente di attivarsi per questo. Ma più che altro per dare sicurezza ai nostri cittadini che effettivamente hanno paura, come ha detto prima qualche consigliere che mi ha preceduto nell'altro intervento, effettivamente dobbiamo dare più sicurezza, noi come istituzioni dobbiamo far vedere che siamo vicini ai cittadini. E questo vicino significa anche questo, istituire il poliziotto di quartiere, perché quando stai dentro casa e qualcuno scavalca un giardino e ti entra dentro e ti terrorista casa, ti ruba, cioè ti violenta perché ti senti una persona violentata, non risolviamo col poliziotto di quartiere, però diciamo che ci aiuta a prevenire perché lo stesso dovrebbe conoscere abbastanza bene le strade, dovrebbe conoscere gli ambienti frequentati, perché purtroppo abbiamo dei problemi, ci sono in certi punti del municipio, ci sono degli accampamenti, alcuni sono per emergenza, per carità, ma alcuni sono mirati dove si fermano in quel punto, organizzano quello che devono organizzare, succede qualcosa negli appartamenti, rimontano sui camper, sui roulotte e tutto quanto e se ne vanno. E questa è una situazione che sta andando avanti a diverso tempo. Noi continuiamo a chiamare i vigili, ma i vigili continuano a dire siamo pochi. Ieri stavamo su via Tuscolana, il consigliere Carlone è stato su via Tuscolana, è arrivato un nucleo, sono arrivati quattro poliziotti sulla motocicletta e pensava che fossero vigili urbani, invece era un colonnello della finanza che lavora per il comune, che sarebbe il nucleo speciale per GSSU, e noi a questo punto sappiamo, noi che siamo in questo consiglio non sappiamo che esiste il GSSU, dice ma che è una cosa che viene da lontano. E però continuiamo a dire, non abbiamo personale, giustamente i vigili, però il nostro personale perché non l'abbiamo? Perché viene spostato, così ci riferiscono, settimanalmente o giornalmente al centro o quando ci sono le manifestazioni, ma no, non è che ci stanno tutti i giorni le manifestazioni, però vengono spostati molti per fare straordinario, mi sembra giusto, ed altri per servizio. E noi con questo stiamo trascurando un po' tutta la situazione. Non è vero, non è detto che il vigile urbano, la polizia municipale, ha il ruolo del poliziotto, perché quando si va a fare un sequestro della merce su via Tuscolana ci dovrebbero andare 20 vigili, e invece perché? Perché se ci vanno due vigili, una vigilessa, roba varia, rischiano di essere malmenati, come è successo ieri. Però ieri, siccome stavano controllando un venditore ambulante di colore, non so che vendeva, se vendeva borse, roba varia, però quando questo si è qualificato, persona molto autorevole, colonnello della finanza e roba varia, beh, credo che il tono cambi
da vigile di polizia locale a colonnello della finanza o a capitano della polizia. Quindi noi con questo atto vorremmo che il nostro poliziotto di quartiere sia anche un ausilio, un supporto alla stessa polizia municipale, la stessa polizia municipale che purtroppo tutti i giorni è penalizzata dalla carenza di personale, dalla carenza di mezzi, da tutto quello, dalla carenza dello stipendio, perché mo gli taglieranno anche lo stipendio, quindi diventa ancora un po' più già hanno tagliato, continueranno a tagliare, diventa ancora, diciamo, quel corpo sta proprio per essere, non viene più calcolato. Una volta io mi ricordo che il vigile era una persona autorevole che, per carità, qua chi lo toccava, c'è stato un bel periodo, poi questo periodo è andato mano a mano decrescendo fino a portarci che i vigili sono, non posso dire la parolaccia, però credo che il messaggio è arrivato, quello che sono i vigili, scoglionati. Così, ecco. E, allora, detto ciò, mi auguro che questo consiglio, anche se non c'è la nostra Presidente, possa votare favorevole a questa risoluzione, anche se qualche consigliere nella mia commissione, alzandosi, ha detto una parola che non è bella. Il mio Presidente del Consiglio mi rimprovera quando io dico parole non belle. Io dovrei rimproverare quel consigliere che ha detto: ma che votiamo un atto presentato dal centrodestra? È grave, perché significa, è gravissimo un'affermazione del genere, perché un consigliere, me lo lasci passare, che se ne esce in commissione legalità e sicurezza dicendo che votiamo un atto importante, poi non sappiamo la strada che farà, in una commissione importante fare questa uscita. C'è sta. Fare un'affermazione del genere è grave, ma non è grave nei confronti dei membri della Commissione Legalità e Sicurezza o del suo Presidente, è grave nei confronti dei cittadini che credono che queste istituzioni molte volte stanno al di sopra di certe ideologie, stanno al di sopra di certe guerre partitiche. E io l'ho dimostrato molte volte votando degli atti presentati da voi che ho ritenuto giusto, li ho votati per il bene del cittadino. E ripeto, se quel consigliere fa certe affermazioni io me ne guarderei di rivotarlo, perché io aspetterei che Liberi punto di V venisse in commissione e quel consigliere che ha fatto quell'affermazione rifacesse quell'affermazione. Poi lo porterei a Morena, dove sono entrati ultimamente, hanno scavalcato e sono entrati dentro appartamenti, hanno malmenato e tutto quanto, direi: questo consigliere ha detto questa cosa perché è stata presentata al centrodestra, perché il centrodestra, quando presenta roba di polizia, quando presenta roba di sorveglianza, viene ritenuto fascista. Come se fascismo significa scarponi, significa menare, non significa più ordine. E è grave. Non faccio il nome, non lo faccio. Non lo faccio. Non faccio neanche il cognome, però era un sassolino nella scarpa che mi volevo togliere. Mi volevo togliere perché se quel consigliere, che politicamente può avere anche ragione, ma umanamente no, va in giro a fare pubblicità per il candidato presidente. Consigliere Matrona, lei come presidente di commissione sta illustrando l'atto, non faccia considerazioni di altra natura, non è un intervento qualsiasi il suo, è la presentazione dell'atto in consiglio. E siccome, signor Presidente, È un atto che io ritengo importante come presidente. Commissione non è il suo personale. E io quel consigliere, e me lo lasci passare, dicendo questa frase ha messo in difficoltà alcuni consiglieri.
perché poi nella scelta alcuni consiglieri, sentendo questa battuta, si sentono, dice, che stiamo facendo? Lo stesso consigliere che si è alzato poi non ha votato, zaino sulle spalle, è uscito. Non lo faccio, non lo faccio. Cortesia, per cortesia, siamo persone serie, per cortesia, faccio, siamo in consiglio. Non lo faccio perché ho ricucito, però zaino, però zaino. Scusate, consigliere, c'ho ancora un minuto. Un eh? Minuto e termino, scusate. C'ho un minuto. Zaino sulle spalle se n'è andato sbruffando. Io mi auguro che non succeda qualcosa nell'extra gra, me lo auguro, e mi auguro che quel consigliere che ha detto questo non si presenti quel giorno da quella famiglia dicendo io sono vicino a voi, perché non si fa così, signor consigliere, me lo lasci passare. Lei ha fatto una stronzata, me la lasci passare. Consigliere Matrodola, consigliere Matrodola, non è possibile, ma anche per il suo ruolo di capogruppo, per cortesia, non le posso consentire questo. La maniera più assoluta, credo che ci stia facendo una bella figura. Signor Presidente, al di là del merito dell'argomento, faccio il ruolo... lei deve presentare l'atto come Presidente di Commissione. Deve limitare a quello. Signor Presidente, io faccio il ruolo da capogruppo, lei faccia il ruolo da Presidente del Consiglio. Rispetti tutti noi, rispetti tutti noi e vedrà, signor Presidente. Sento di presentare l'atto. E io le sto dicendo, signor. Ma lei pensava che tutto quello che mi ha fatto con l'articolo 58, lei pensava che tutto quello che ha detto con l'articolo 58 che ha fatto nelle riunioni io faccio passare come capogruppo. Io ho detto, lei, io rispetto il ruolo che riveste. C'entra questo con la presentazione dell'atto? Lei deve presentare l'atto. Ma scusi, lei mi fa la domanda e io gli faccio. Allora, il tempo è scaduto comunque. No, non è scaduto. Sì. Ritornando al poliziotto di quartiere, io rispetto il ruolo da capogruppo che ho e lei rispetti il ruolo da presidente che occupa, che investe, perché la sua figura è molto più in alto della nostra, signor Presidente. Io l'avevo preavvertita. A pari livello, non si preoccupi. L'avevo preavvertita questa mattina. Il suo ruolo da bilanciere non lo può fare più. Non glielo permetto più da qui alla consigliera. Allora, detto questo, io ringrazio il consigliere Poli e la consigliera Carus che hanno avuto la nostra stessa idea e hanno avuto la sensibilità, come abbiamo avuto noi la sensibilità, visto che lei abita, la consigliera Carus abita nell'extra gra come la consigliera Lenci, pertanto sono felice e contento che questo atto è stato fuso e credo che ne sia uscito un atto abbastanza importante. Mi auguro soltanto, anche se c'è il parere della Presidente sulla risoluzione presentata da Poli e da Carus, io gli dico i nomi, non è che mi nascondo dietro le cose, no? Quindi Poli e Carus del Partito Democratico, la nostra Presidente giustamente ha espresso il suo parere e quindi quel parere noi l'abbiamo ritenuto giusto e valido e l'abbiamo inserito nella risoluzione complessiva, perché credo che anche lei sia arrivata al punto di capire che effettivamente un problema di sicurezza ce l'abbiamo in questo municipio. Forse ce ne siamo accorti troppo tardi. Sì, consigliere, il tempo è scaduto. Allora ce l'ha con me? Sì, ce l'ho con lei. Già l'ho avvisato 5 minuti prima, le ho dato 5 minuti in più. Il tempo è scaduto, per cortesia. Scusate. Apriamo la discussione. Mi arrendo, signor Presidente. Per favore, su. Allora, consigliera Carus, prego. Presidente e colleghi consiglieri. Presidente e colleghi consiglieri, almeno per il momento. Allora, entro in merito alla discussione dell'atto presentato, già introdotto il Presidente della Commissione Legalità e Sicurezza, specificando alcuni punti semplicemente per chiarezza e per riportare un pochettino le cose in ordine. La Commissione si è già occupata, così come questo Consiglio con altri atti, del tema che riguarda la sicurezza, soprattutto in quei territori che ci hanno richiesto anche tramite i cittadini, ricordo la raccolta firme, piuttosto...
piuttosto che altre richieste che sono avvenute qui all'interno del Consiglio con atti votati all'unanimità già precedentemente. E, lo dico per chiarire, la risoluzione depositata il 22 di gennaio, credo che poi abbia avuto il parere favorevole, io lo sento ora dal Presidente, così come l'ho letto nell'atto, anche perché probabilmente ci sono ogni tanto delle, come possiamo dire, degli scalini in cui uno inciampa, come ad esempio il fatto che io purtroppo non sono membro della Commissione Sicurezza e Legalità e quindi non dopo il ritiro dell'atto dalla discussione della Commissione Sesta, perché non era di competenza giustamente, perché parlavamo di polizia e non di polizia locale, non ho più saputo dove fosse andato a finire quest'atto, né mi è arrivata come proponente la comunicazione che l'atto veniva discusso in commissione, quindi ho controllato gli ordini del giorno, tranne uno in cui si diceva, e purtroppo l'ho letto dopo la convocazione della stessa commissione, altrimenti avrei partecipato alla commissione stessa e avrei presentato anche il mio atto, leggendo espressione di parere su mozione / risoluzione poliziotto di quartiere, pensando può essere un altro atto, insomma non gli atti quando vengono, mi sembra insomma tutte le commissioni facciano questo tipo di lavoro, quando un atto va discusso ad espressione di parole si mette l'atto, quindi il titolo dell'atto, il nome e cognome di chi l'ha proposto, poi si possono fare tutte le integrazioni giustamente, perché se un atto, io non faccio, ripeto, non faccio parte di questa commissione, della vostra commissione, e quindi non so la situazione, la discussione come era già avviato, quindi succede che ovviamente poi mancando la discussione le due cose si accavallano, però in questo senso quindi penso che il parere favorevole espresso fosse in merito alla proposta di risoluzione sottoscritta da me e dal consigliere Poli e quindi poi allargata in base alla tematica alla risoluzione uscita dalla Commissione Sicurezza. Vado per ipotesi perché non ho contezza di come sia avvenuta la discussione, non essendo messa a conoscenza di dove la mia risoluzione venisse discussa né quando. Ovviamente il punto che è la parte più importante, ovvero quella del contenuto di cui andiamo a parlare oggi, è una cosa molto importante, come diceva prima il consigliere Matrona. Non lo ritengo una discussione facente capo a un partito cosiddetto, come diceva, al centrodestra o altro, perché dei problemi di sicurezza e soprattutto della percezione della sicurezza sono obiettivi e vengono discussi e vengono sollevati diverse volte. Mi dispiace questa mancanza di questa, diciamo, non aver potuto discutere con voi anche l'atto, perché vedo che alcune parti sono state completamente cassate. Questo perché una parte della risoluzione proposta prevede all'interno una, l'ho inserito volutamente, una parte della relazione avvenuta nel 2009 rispetto alla Polizia di Stato che ha sperimentato in 103 capoluoghi d'Italia già questa realtà, non decentrando soltanto i servizi cosiddetti appiedati all'interno di prossimità, quindi dei quartieri, ma sperimentando anche insieme altri tipi di servizi. Quindi parliamo sia di dei comandi decentrati nei quartieri, qui volte sollevato diverse volte, e degli sportelli decentrati per le relazioni con il pubblico, i servizi per le denunce a domicilio, soprattutto riservate ai portatori di handicap e agli anziani che spesso hanno difficoltà a recarsi e quindi tante volte evitano proprio di denunciare. Questo perché le esperienze pregresse purtroppo ad oggi non sono state portate avanti, sicuramente per una problematica di unità e di personale, come già era stato detto anticipatamente, ma soprattutto perché non viene affrontato un altro tema. Cioè, il tema da un punto di vista nazionale è stato affrontato
con un calcolo fatto dalla Polizia di Stato per cui ogni 10.000 abitanti nei capoluoghi, ogni 30.000 abitanti in altre zone necessitavano la presenza di un poliziotto di prossimità o servizi appiedati. Ripeto, sono due cose che vanno ad accavallarsi. E questo perché? Perché le unità che vengono portate avanti, così come la problematica del personale, sicuramente c'è. E il fatto però che sul territorio se ne richieda sempre la presenza deve essere un campanello d'allarme. E inoltre, proprio in base a quello che si diceva prima, nella risoluzione della Commissione giustamente viene anche sollevato il problema della polizia locale in basso organico e distratta spesso nelle ore centrali di Roma, a Roma per il giubileo, tema che abbiamo già affrontato anche in quest'aula, quindi ecco, anche qui abbiamo tolto, diciamo, la discussione sulla polizia locale, perché il poliziotto di quartiere è facente riferimento alla Polizia di Stato e ai carabinieri anche, non questo nulla toglie, diciamo, che si possa prevedere una qualsiasi tipo di concertazione per avere la presenza all'interno dei territori stessi. Così come si richiamavano gli atti già votati all'interno del Consiglio, perché è stata una problematica che non va a incidere soltanto la sicurezza. Io ho detto anche altre volte, non è una richiesta che va a incidere soltanto su un tema della legalità e della sicurezza, perché quello che viene percepito è anche proprio uno stato di abbandono e anche di allontanamento delle forze rispetto ai cittadini. Invece questi tipi di servizi decentrati sul territorio aprono e in qualche modo rafforzano un rapporto dialogico con il poliziotto e con il cittadino, cosa che credo possa servire a chiunque, spesso anche soltanto per poi capire quelle che sono le procedure, l'avvio o sollevare alcune problematiche che rimangono altrimenti chiuse per chi non ha possibilità di recarsi presso i centri o per chi ha anche una disillusione rispetto alle forze della polizia, così come della polizia locale, e che invece possano... No, non siamo al comizio elettorale, siamo semplicemente parlando di un problema che viene già sollevato da l'inizio della consigliatura e che credo venga anche risollevato, perché già nell'interno del territorio, così come avvenuto in anni precedenti, ci sono stati passaggi di decentramento rispetto a questi servizi. Erano stati già aperti nel territorio, nell'ex sede della Socciarelli, così come in altri punti del quartiere, erano già partite delle sperimentazioni che poi non sono potute andare avanti proprio a causa delle difficoltà col personale e del fatto che ovviamente i rapporti tra i municipi e le forze non sono sempre così facili, e questo conosciamo tutti quanti il perché. E di conseguenza credo che invece risottolineare che non sia un esperimento nuovo, ma che sia qualcosa che già è stato avanzato e che, dove è stato avanzato, ha visto dei frutti soprattutto nella percezione del cittadino, sia un elemento positivo e sia qualcosa che si debba ripensare. Questo a sottolineare il tema, come ha detto anche prima il Presidente della Commissione Sicurezza, che credo venga condiviso da tutti i consiglieri. Grazie. Altri interventi? Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente. Allora, la cosa che dalla quale vorrei partire, visto che nel passato consiglio sono stata addirittura... abbiamo dovuto, no, bloccare le commissioni per 4 giorni, perché io addirittura mi era stato detto che io avessi lavorato in questi 2 anni in malafede, perché non avevo detto in quale posizione
visto che facevo parte del gruppo misto, se non avevo detto se appoggiavo ancora la maggioranza. Io vorrei ricordare alla consigliera che ha parlato adesso che lei non può dire che non sapeva di questa mozione che era in giro nelle commissioni, perché fa parte di un partito e sicuramente il capogruppo ha sott'occhio tutto quello che capita nelle commissioni, ci saranno dei suoi referenti nelle commissioni. Comunque, a prescindere da questo, non posso credere che non era stata informata. L'idea di fare una mozione su questa cosa era nata perché questo nostro municipio aveva già affrontato il problema della sicurezza, delle telecamere e di tutto il resto. Il problema è che non abbiamo visto poi dove è andato a finire, perché sarà finita in qualche cassetto. Ma una cosa ancora, e quindi avevamo scelto di fare una mozione perché? Perché siccome i commissariati avevano già avuto personale in più, volevamo che in maniera molto più veloce la Presidente potesse attivarsi per far sì che quel personale che era servito in più venisse al momento veicolato nei posti dove c'è più difficoltà, perché abbiamo scoperto che logicamente i vigili sono stati quasi tutti decentrati e questo problema lo abbiamo già affrontato anche in commissione, perché appunto avevamo pensato di poter spostare nell'area Exagra, proprio per la paura del decentramento di vigili che sarebbero andati poi a servire il centro per il giubileo, ma questa cosa non è stata possibile perché appena noi abbiamo cominciato a parlare di questo, le due stanze che erano a disposizione a Morena dell'ASL sono state occupate per un altro intervento, mi sembra per il sociale, che per carità nulla da dire, però non abbiamo più potuto andare avanti, con il problema che logicamente i vigili sono stati decentrati e che il nostro municipio è rimasto sprovvisto di tutto. Ma una cosa ancora più importante è che dopo che abbiamo consegnato le firme per la sicurezza e le telecamere di Morena, c'è stato un incontro con la Matarazzo, con la nostra Presidente, con il Comitato Quartiere e c'era anche il dirigente dei Vigili Urbani, il capo dei Vigili Urbani e il dirigente ACEA, che sono stati scacciati dalla Presidente e quindi in quel contesto i cittadini che erano andati e avevano avuto questo appuntamento non hanno potuto parlare né di sicurezza né nel fatto della problematica dei pali della luce che sono pericolosi in alcuni punti, quindi la Presidente a questo punto devo pensare che non vuole affrontare i problemi e quindi oggi per carità ne portiamo 200.000 di risoluzioni, ma che cosa ci facciamo? Cosa ci facciamo? Allora noi avevamo presentato una mozione perché volevamo che la responsabilità non fosse più di Tronca, ma che fosse della Presidente, perché lei è su questo territorio e qui deve intervenire. E se i vigili già ci sono, se i poliziotti già ci sono, lei non fa altro che attivare questo percorso, perché è dal 2013 che abbiamo chiesto i vigili e non è successo nulla, non vuole affrontare nulla. Quindi a me sembra strano, per carità a me poi non è un problema che risulti Carrus Poli sopra le cose, però poi ci dobbiamo mettere la faccia veramente sulle cose, di portarle fino alla fine, perché le firme alla Presidente l'abbiamo portato io, Monica Lozzi e Poli perché la Carrus non c'era. Appunto, no, è uguale, non ho detto... Vabbè, per cortesia. Ho detto che comunque l'avresti... Per cortesia, consigliera Lenci, consigliera Carrus. Portate, vero, le firme? Per favore. Che cosa abbiamo fatto? Consigliera Lenci, scusate... Prendetevi le responsabilità, per favore. Non portiamo sempre solo carta straccia. Allora, se si deve prendere responsabilità, Presidente, e visto che il personale c'è, lo deve fare, punto e basta, grazie. Consigliera Lozzi, prego. Vediamo se riusciamo a fare una cosa ordinata. Prego. Stavo vedendo, logicamente la proposta di risoluzione va votata come sono state votate tutte le altre proposte relativamente allo stesso argomento, perché come accennavano i consiglieri prima, la questione è vecchia, si parte con le 5.000 firme raccolte dai cittadini di Morena, consegnate alla Presidente,
non avendo seguito anche a quelle 5.000 firme, cioè 5.000 firme in un municipio sono 5.000 firme, signori, non è che stiamo parlando di 12 firme raccolte in un condominio, quindi non hanno avuto un seguito quelle 5.000 firme, ci abbiamo riprovato con una mozione approvata da questo Consiglio nel 2014, la numero 18, in cui si chiedeva un potenziamento del servizio di pattugliamento della polizia locale, maggiore presenza sul territorio nelle ore serali e soprattutto nelle zone extra gra più a rischio per quanto riguarda la sicurezza, ma anche questa mozione a quanto pare non ha avuto seguito, quindi, come si dice in latino, se ripetita iuvant, speriamo che questa volta sia la volta buona. Il problema è un altro, che nel momento in cui viene sollevato la problematica ad esempio dei roghi tossici della Barbuta e la Presidente se ne prende carico e va alla Commissione Sicurezza con i prefetti, i viceprefetti, le forze dell'ordine e quant'altro, il prefetto che cosa fa? In maniera molto arguta, dirotta le forze della polizia locale a presidiare la Barbuta. Cioè, un prefetto che potrebbe fare un'azione congiunta tra forze dell'ordine e quindi mettere lì magari un presidio un po' più utile rispetto a quello della polizia locale, che fa? Distrae ulteriori forze della polizia locale dal territorio, oltre quelle tolte per il centro, e li mette a presidiare la Barbuta. Se questo è l'intervento che fanno i nostri autorevoli esponenti preposti a gestire la sicurezza sul territorio, a me preoccupa alquanto, scusate. Andate fuori a parlare. La consigliera Lozzi ha ragione, per favore. A me preoccupa alquanto, quindi va benissimo la risoluzione, va benissimo che noi continuiamo a sollecitare un intervento, va benissimo richiedere il vigile di prossimità. Tra l'altro noi nei territori extra gra, in zona statuario, in zona romanina, mi sembra Morena, già c'erano dei presidi distaccati tanto tempo fa che funzionavano, però hanno preferito toglierli, accentrarli. Nel momento in cui erano state raccolte le firme, le consigliere del territorio, quindi sia la Carrus che la Lenci che io, avevamo parlato anche con la Socciarelli, che è la sede dell'ASLA, che aveva uno spazio dove poteva accogliere in un edificio pubblico un distaccamento della polizia locale. Quindi probabilmente c'è stata una mancanza di volontà, non credo, a questo punto non so se è della Presidente o di chi gestisce e comanda la polizia locale, fatto sta che si tende tutto ad accentrare, a lasciare soli comunque i territori extragra. Quindi per noi va benissimo questa risoluzione e speriamo che questa volta arrivi nei canali giusti. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliera Caccamo, prego. Io condivido pienamente. Un attimo, consigliera Caccamo, un attimo solo, prego. Sì. Un emendamento aggiuntivo, firmati Poli, dove dice che nelle considerazioni, dove c'è scritto, per le aree più periferiche del municipio, elenca Morena che è vicino a Cinecittà Est e Centroni, si chiede di aggiungere Tor Vergata Nuova e Romanina. Però sono elencati alcuni quartieri, o li mettiamo tutti. Anche perché in questo modo qui mancherebbe anche Gregna, per esempio. Io direi di fare un emendamento soppressivo e mettere il territorio extra in generale. Però dovete scrivere un emendamento. Però scusi Presidente, se mi posso permettere, consigliera Caccamo mi perdonerà, secondo me non è solamente extra gra, perché anche se vai a Morena, se vai a Quarto Miglio, se vai a Statuario, se vai al centro, non è questo, è tutto il territorio. Questo... Scusi, la prego, consigliere. Consigliera Caccamo, prego. Io non l'ho letto. Dicevo che condivido pienamente questo documento. Io non sono componente della Commissione Legalità e Sicurezza, per cui non ho potuto fare le osservazioni che adesso farò.
Perché è vero che il problema è soprattutto presente nell'Estragra, ma diciamo che per quanto riguarda la sicurezza e il controllo del territorio siamo abbastanza carenti anche in tutto il resto del territorio del settimo municipio, perché più volte qui abbiamo detto e nelle commissioni abbiamo ascoltato i responsabili della polizia locale e abbiamo sentito che le forze a disposizione della polizia locale sono carenti, per cui per tutto il territorio del settimo è necessaria l'istituzione di un poliziotto di quartiere che possa sopperire a quelle che sono le carenze della polizia locale. Più di una volta abbiamo approvato documenti che chiedono intervento anche di interforze per il controllo dell'abusivismo commerciale nella via sulla via Tuscolana, sulla via Appia, su via Magna Grecia, Marco Fulvio Nobiliore. Dovrei elencarne parecchie di strade, per cui secondo me modestamente mi permetto di dire che questo documento è in qualche modo carente, perché il consigliere e i consiglieri devono avere una visione totale su tutto il territorio, sì, a partire, ma diciamo che è scarna come definizione. Dicevo, il consigliere deve avere una visione su tutto il territorio del settimo municipio, non guardare soltanto l'Estragra. Io quindi mi permetto di fare questa modesta osservazione. Poi volevo anche dire una parola a proposito del sassolino della scarpa che si è tolto il consigliere Matronola, perché devo dire che non più tardi di qualche seduta fa di consiglio proprio il consigliere ha fatto un'osservazione simile a quella che lui ha fatto in merito alla presentazione di un atto che doveva essere approvato dalla maggioranza rispetto a un atto proposto dalla minoranza. Lui ha fatto questa osservazione, che si è meravigliata di questa osservazione fatta da un componente della maggioranza, ma lui stesso l'ha fatta qualche seduta fa rispetto a un atto proposto dalla minoranza e approvato nella commissione commercio, per cui forse dovrebbe fare un attimo chiarezza nelle sue idee. Allora, qualche seduta fa in questa sede hai fatto un'osservazione su un atto proposto, un atto proposto dalla minoranza e che è stato accolto in quanto ritenuto giusto dalla commissione commercio e votato all'unanimità. Adesso non mi ricordo se all'unanimità, comunque è stato approvato. Quindi non ho capito il sassolino che il consigliere si è voluto togliere a proposito dell'osservazione fatta da un nostro consigliere su un atto proposto dalla minoranza. Forse non l'ho capito io. No, io l'ho capito bene. È che forse non c'è chiarezza in quello che viene detto in questa sede. Grazie. Allora, altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Signore Ciancio, prego. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente, consiglieri. Volevo dire che a sostegno di quello che diceva la collega Stella Caccamo, è importante pensare un po' all'intero territorio su questo argomento. L'articolo che stamattina 58 presentato tratta proprio un fatto molto grave rispetto alla sicurezza. Ogni giorno rompono le vetrate, le porte per rubare negli uffici dell'ex nono municipio. Allora, siamo in pieno centro, siamo nella città consolidata, siamo a ridosso, cioè non è una questione di Extragra o di quartiere, è una questione che in questo momento bisogna analizzare con attenzione. Cioè, i dipendenti non hanno più il toner, il computer, le scatole di carte, ogni giorno sistematicamente alle
nell'orario in cui stanno per uscire rompono le porte per sottrarre il materiale di cancelleria presente negli uffici, del fabbricato che sta a ridosso della palazzina centrale. Quindi questo è un argomento importante, quindi lì hanno fatto un'operazione, una volta c'erano i vigili, due vigili che sostavano presso il municipio, adesso non ci sono più e quindi hanno sottratto quelle che erano degli orari di guardiania che potevano tranquillamente eseguire i vigili assegnati. Proprio per questo ritengo che forse fare una ampliare il discorso rispetto all'extragramma a tutte le aree che necessitano, e sono parecchie. Io ringrazio l'estensore, non ci sono in commissione, il lavoro che è stato fatto non l'ho potuto visionare, però ritengo che il buon senso voglia dire di porre in essere un'azione su tutto il territorio. Grazie. E allora, altri interventi? Così mi trovo un attimo. Perché qua forse si sta un po'. Così la madronola? No, è la precisazione su quello che hanno detto, Presidente. Perché. Ma alla fine della discussione, però, non adesso. Vediamo se ci sono altri interventi. Ah, no? Consigliere Giulia. Visto che, Presidente, non c'è chi interviene, mi propongo. Insomma, lei. Presidente, scusi, avevo chiesto la parola io prima del consigliere Giuliano. No, e non c'era lei, vuole parlare? Non mi risulta? Okay. Parlo dopo, okay. Vabbè, poi le do la parola. No, vabbè, no, perché. Vabbè. Consigliere Giuliano, prego. Ok. Allora, quando ci sono troppe idee che circolano in questo consiglio, io mi preoccupo. Perché i cervelli funzionano e mi sembra una cosa strana. Nel senso che tutta questa intelligenza che, no? Ma compreso io, cioè questa intelligenza che emerge, questo mi fa, insomma, però sono contento. Ti impaurisce. Non sono abituato, ecco, diciamo così, ma con una battuta voglio dire, sono contento che ovviamente in alcuni momenti questo Consiglio si trova d'accordo nell'affrontare alcune argomentazioni. Quindi poi chi le porta, insomma, no? Perché poi c'è il fatto che noi diciamo alla maggioranza, no, che quando fanno delle esecuzioni devono mettere giustamente senza i nomi, ma è di tutta la commissione. Poi di qua anche noi siamo un po', come si dice, io e il mio amico Madrona siamo un po' malati di candidite e usciamo prima sui giornali che la mozione viene votata, ma vabbè, lasciamo cose che possono succedere. Però l'importante è che si ragioni di argomenti seri. Io non faccio parte della commissione e mi fido ciecamente di chi ci sta, perché non si può essere contrari a un concetto di legalità, cioè io non posso capire il contrario, non posso anche prevedere il contrario. Posso aggiungere che, se questo può essere simpaticamente preso, che ho letto che ci sono delle zone che vengono considerate ovviamente più a rischio, tra cui un po' l'extra gra, come si diceva, anche perché Morena è stata inserita non così per grazia ricevuta, perché giustamente sentivo nell'aula una battuta, sono state prese 6.000-5.000 firme, mi sembra che quello sia anche un elemento per cui si possa, no, capire che c'è un'esigenza, no? Ma questo non significa che in altri quartieri, perché quando parliamo di quartieri, questo municipio non so quanti ce n'ha dei quartieri, non so quanti ce n'ha, quindi troppi, bravo, sono tanti i quartieri, quindi significa che chi l'ha manifestato, perché ha avuto giustamente problemi locali e ha fatto sì che questa cosa potesse emergere, e chi invece non l'ha fatto ma ha ugualmente problemi. Io ne dico un quartiere su tutti, Don Bosco, no? Non penso, via Fravossilicone, non penso che se ci mettiamo come il poliziotto di quartiere, il carabiniere di quartiere, il finanziere di quartiere, il vigile di quartiere, lì non sia utile, perché non è solo verificare quello che può accadere, no?
di notte, di giorno, se ti entrano dentro casa, pure quello che cade tutti i giorni in mezzo alla strada, no? E se c'è qualcuno che gira forse può essere un deterrente. Quindi, no? Oppure mercatini abusivi, no? Sta dando adesso il discorso sui rom, sui mercatini dei rom abusivi, che qualcuno vuole anche mettere dei soldi per farli legalizzare, però poi quello che succede è che comunque c'è un'illegalità dietro, non che non possa essere anche, diciamo, utile fare dei mercatini legali, ma quello dove arriva la merce, cioè, c'è un po' di confusione dietro a sta roba. E comunque sia una voglia di come si dice, di maggiore sicurezza, questa è ormai è fuori di dubbio e sta nel tessuto sociale al 150%, neanche a dire al 100%, cioè oltremodo. Quindi il suggerimento, mozione, risoluzione, io avrei fatto una delibera, avrei fatto un atto, cioè il massimo che potevamo fare, insomma, per portare avanti questo concetto. Però poi, come spesso accade, questo municipio ovviamente rimane sempre un po' orfano di certe volontà amministrative. Quindi no, non c'è. Poi vorrei sapere dietro come questo percorso, questo argomento possa essere seguito, sono curioso di sapere come potrà essere seguito, ma comunque sia, noi il nostro dovere lo facciamo, ci viene in mente da pensare e pensiamo, e quindi dicevo, questa intelligenza che esce fuori tutta insieme, sono contento, però cerchiamo appunto di dare un messaggio univoco. Quindi va bene quello che è stato scritto, Fratelli d'Italia è d'accordo in quello che è stato scritto, suggerirei di tener conto dei quartieri che non sono solo extragama, ma anche città consolidata. Io non penso che sulla via Tuscolana, come c'è stato poi il poliziotto di quartiere che girava sulla via Tuscolana, e tante belle situazioni non si vedevano, perché la gente si sentiva comunque, poi erano diventati anche dei riferimenti quei ragazzi, chi l'ha conosciuti erano poi parte integrante, e si sono anche dispiaciuti che hanno tolto il servizio, perché si trovavano bene nel tessuto cittadino, nel quadrante dove appunto giravano. Quindi per non dare meno forza, ecco, il suggerimento al Presidente della Commissione, a chi ha fatto l'atti, la risoluzione eccetera, per non dare meno forza e per non cadere, capito, in qualche poi curiosa e simpatica demagogia politica, che quando c'è la possibilità poi non si evita, qualcuno la utilizza sempre, diciamo di dare maggior forza a voglia di sicurezza, che poi possa essere un riferimento di alcuni quartieri che hanno già manifestato tutto ciò, ma che è nostro impegno poter estendere, chiaro, o mettere allo stesso livello anche altre parti di questo municipio, anche altri quadranti, chiaro? Cioè non è che ci sono strade che non sono degne, capito? Oppure che non hanno bisogno. Forse hanno bisogno di un controllo più quotidiano, no? Perché comunque è una città vissuta, la parte più centrale, però lì pure ci sono sistematici o giornalieri problemi dal punto di vista sicurezza, no? Quindi, Presidente, io quello che dico, lo dico anche al collega Presidente della Commissione, a chi ha presentato la risoluzione, io la farei in questo senso più completa, anche per non essere poi soggiogati da eventuali risposte che ci dicono che non abbiamo tenuto conto di sensibilità diverse su questo territorio, che alcuni quadranti sono meno di altri. Io eviterei ciò, ok? E quindi allargherei questo concetto. Chiudendo dico che oltre al poliziotto di quartiere io farei anche il carabiniere di quartiere, il finanziere di quartiere e tutto ciò che è di quartiere, chiaro? Quindi voglio dire, la parte legale del quartiere, perché è vero che i vigili hanno dei compiti diversi, ma comunque sostanziali e pesanti, va bene? E se vengono aiutati, o se loro possono dare il loro contributo ad altre forze dell'ordine, beh, è normale che questo, una mano lava l'altra e due lavano il viso, come si dice a Roma, no? Può essere sicuramente meglio. Grazie. Grazie consigliere Giuliano, ha chiesto la parola e prima della replica c'è ancora un intervento richiesto dal consigliere Stelitano, se...
Allora la parola al consigliere Sfilitano. Grazie. Colleghi consiglieri, la prendo un po' da lontano, cioè dal quando al governo è arrivato Veltroni al comune, al primo Veltroni nel 2001, Veltroni si è trovato con il 10% dei fondi che dovevano arrivare ai comuni, fatto dal presidente di quell'epoca, cioè il presidente Berlusconi. Ha tolto il 10% dei fondi ai comuni. Togliendo i fondi del 10% ai comuni, ha tolto, lei immagini Roma che ha 20 città italiane in una unica città, perché il nostro municipio prima di essere accorpato era grande come Firenze, cioè Firenze, Bologna, Milano, Torino, ci volevano 20 città italiane per fare Roma. Perciò immaginate che cosa è successo in una città che non è una città, era tutte queste città insieme. Togliere quella percentuale di fondi a questo punto che succede? Che il sindaco di Roma toglie ulteriori fondi ai municipi. Perciò immaginate in che condizione nel primo governo Veltroni della nostra città qual è stato il disastro. Naturalmente, prego? Bravissimo, io ci stavo arrivando, io l'ho presa lontana e fortunatamente che c'è lei, consigliere Carloni, che è, oltre ad aver onorato e portato valore aggiunto al corpo dei vigili urbani per la sua onestà, legalità e soprattutto disponibilità, il vero vigile del quartiere era il consigliere Carloni, perché con chiunque parlano lo conoscono tutti e ne parlano con affetto, perciò io devo dire che sono molto contento che in questa consigliatura l'unica cosa bella è aver conosciuto una persona, un galantuomo come il consigliere Carloni. Lo dico veramente, anche perché sa, se io non lo dicevo anche il contrario, che lei mi conosce, no? Non è che sono uno che parla alle spalle, io ho questo difetto. Consigliere, cerchiamo di rimanere sul tema. Allora, detto questo, consigliere, è così, è vincere facile, consigliere Matronola. Perciò io volevo dire al consigliere Matronola e al consiglio tutto che il consigliere con lo zaino sono io. Zaino rosso, bello, trasparente, visibile. Perciò questo zaino rosso e faccio in modo che così quando io passo non passo inosservato, così anche il consigliere Madrona quando dice le stupidaggini ha individuato il concetto. Io non è che sono contrario alla legalità, alla trasparenza sul territorio, ma noi dobbiamo fare i conti con il bilancio che abbiamo. Allora, dire in questo momento che adesso siamo tutti in campagna elettorale, siete, perché io sono sempre stato in campagna elettorale, è vero Giuliano? Perciò è come quello che va a scuola e studia una volta sola. No, io studio tutti i giorni, perciò non ho paura di essere interrogato. Perciò se io dovessi decidere di candidarmi, io penso che i cittadini, sai che è Stelitano, è antipatico, quello che te pare, non capisci niente, però è uno che lavora tutti i giorni. Perciò io volevo dire al consigliere Matrona che ha cercato questa suspense di dire chi sarà sto consigliere, so io, perché ha iniziato con il poliziotto di quartiere e io sinceramente avere una città militarizzata a me non mi è mai piaciuta. Noi dobbiamo fare che commissariata, nel senso che non mi posso girare, avere l'ansia che c'è il poliziotto, ma non perché uno fa qualcosa. Noi, Presidente, vuole far sta zitto il personaggio? Ha ragione, cerchiamo allora di lasciar parlare tutti. Parlo sempre poco e anche male, perciò se a me mi fate finire io dico quello che penso e perciò quello che voglio dire, consigliere Matronola, che ormai ho quasi affetto, faccio fatica a litigarci perché vorrei litigarci, ma poi non ci si dice, come fai a litigare con Matronola? Solamente uno come me può litigare con Matronola, ma poi si rende conto che sto a fare il gallo sopra la mondezza. Politica
politica, non morale, perché il consigliere Matrone è un... ma lei deve capire... Consigliere, cerchiamo di evitare riferimenti personali e di stare sull'argomento, grazie. Spero che lei userà lo stesso metro di misura per... Allora, detto questo, e vado a concludere perché vedo che non c'è gusto, e perciò va bene tutte le emozioni, va bene, però uno deve dire che se io voglio andare a comprarmi un vestito nuovo e mi voglio comprare un vestito di 4.000 euro, se ne guadagno 800 al mese, non me lo posso permettere. Allora, noi dobbiamo fare in modo che i soldi li mettiamo in bilancio, anche per questa cosa, però è stato un fallimento. Io mi ricordo quando sindaco Alemanno, primo agosto, Buttarelli sostituì Giuliani. Lo ricordate? Non ve lo ricordate, perché primo agosto già stavate in vacanza. Però i Buttarelli fece il vigile di quartiere, ma dopo un po' è stato un fallimento. Perché immaginate adesso noi, no? Il nostro municipio, che già non riusciamo a risolvere il problema di via Tuscolana. Di via Tuscolana, non di via Silicone e tutto quello che ne consegue. Perché se prima, diciamo che avevamo 20 municipi a Roma, adesso ce ne abbiamo 15, una città grande come Firenze e Bologna insieme, avendo tutti gli abitanti di tutto il Molise, potete immaginare qual è il dramma politico di mettere in bilancio un fondo che permette di pagare gli straordinari. Non c'è il turnover, come diceva il consigliere Carlone, sono state fatte delle assunzioni nel 2001, oggi quelli che vanno in pensione non li sostituiscono. Allora, dobbiamo fare in modo che nella prossima finanziaria Roma Capitale abbia il giusto rispetto, perché Roma non è Firenze, Cagliari, Bari, è un'altra cosa. Roma c'è il Vaticano, Roma ci sono le ambasciate, Roma ci sono i ministeri, e la capitale deve capire che Roma è Roma Capitale e ci vogliono i fondi giusti. Quando c'è uno sciopero che vengono a protestare quelli della mucca pazza di Vatte alla Pesca, vengono a Roma e il giorno dopo Roma la pulisce Roma, non la pulisce Bolzano. La politica che faceva nella scorsa consigliatura il centrodestra al governo, questo clima di terrore che aveva, questo non va bene. Noi dobbiamo lavorare nel clima di terrore del bullismo dei bambini, dei giovani. Noi dobbiamo intervenire con la cultura, con il sapere, aprire le scuole, andare in periferia, aprire nuove scuole. Ci sono classi con 35-40 bambini, non va bene così. È quello che dobbiamo intervenire. E perciò io, quando ho visto il consigliere Matronola, che nasce da uno sbaglio, è stato uno sbaglio per avergli dato una presidenza, e il patto del Nazareno, abbiamo fatto uno sbaglio, sia l'ha fatto Renzi e noi al municipio, abbiamo sbagliato tutto, però non lo facciamo più. Sia sereno, consigliere Matronola, il PD non la farà più presidente di una commissione, ma no perché lei è di Forza Italia, no, lei è perché è proprio lei. Arrivederci, grazie. Grazie consigliere, grazie, Stellitano, al Nazareno la parola. Presidente di commissione, allora, per la replica. Quello che volevo dire al consigliere Seritano, che vedi, fugge perché purtroppo le repliche non le accetta, perché purtroppo dalla Calabria succede così. Allora, il problema è che lui non vuole vedere una città militarizzata, ma forse penso che abbia gli occhi un po' occlusi quando va nella metropolitana e vede la gente con i mitragliatori. Cioè, non è militarizzata quella, il poliziotto di quartiere... Io ce l'ho gli occhi occlusi, ma lei è ottuso, allora, proprio. Il poliziotto di quartiere, se quasi sta perdendo il senso della risoluzione, perché se sono state inserite questi quartieri, c'è un motivo. Posso interrompere, allora, solo un attimo, perché sì.
cioè, era sfuggito il fatto che c'è un emendamento da discutere. Quindi, contrariamente alla prassi, dopo il suo intervento cominceremo sulla discussione. Allora, infatti questo fa parte. Allora, il problema qual è, consigliere Stelitano? Presidente, l'emendamento va discusso dopo le conclusioni, non prima le conclusioni. Si va fatto. Grazie. Allora, il problema qual è? Il problema, consigliere Stelitano, se sono state inserite queste quattro zone, ci sarà stato un motivo, non è che uno si è alzato la mattina e ha detto inseriamo quattro zone. Vermicino è controllato dai carabinieri di Frascati, Morena è controllato dai carabinieri di Frascati e Ciampino, carabinieri, Romanina, Tor Vergata è controllata da Romanina. Don Bosco, Cinecittà S non c'ha commissariati, se non mi sembra che hanno fatti ultimamente, non mi sembra il caso. Tuscolano è controllato dal commissariato Tuscolano, l'Alberone c'è il commissario Tuscolano, Quarto Miglio c'è i carabinieri di Quarto Miglio, Don Bosco c'è i carabinieri di Quarto Miglio, ma di che vogliamo parlare? Gli unici quartieri dove non ci sono le forze di polizia e dove noi vorremmo con questa risoluzione portare il poliziotto di quartiere per dare sicurezza al quartiere sono queste quattro zone, perché si parla in via sperimentale, non si parla in via totale. Non possiamo mettere il poliziotto di quartiere su via Tuscolano, su via Appia, quando ci abbiamo quattro commissariati che controllano. È qui che non riuscite a capire. Quindi il via sperimentale significa quei quartieri dove non ci arriva il commissariato di pubblica sicurezza, dove non ci arriva quello, ci arriverebbe il poliziotto di quartiere, ma soltanto per questo motivo, non per altri motivi legati al voto, alla chicca o a quello che te va, perché se uno voleva fare la cosa fatta bene, ci stanno 5.000 firme a Morena, se metteva Morena, se batteva su Morena e finiva la storia, ma non è così. Poi, io ripeto, si parla di militarizzazione, ok, così a vedere due poliziotti che ci stanno, perché se voi sapete il carabiniere di quartiere ancora c'è, con la striscia rossa, con scritto qua carabiniere, e cammina su via Tuscolana e cammina in alcune zone del nostro quartiere, già esiste, già c'è, è perché voi vedete le donne hanno il cappellino e il carabiniere ha la striscia rossa, qua, invece di avercela qua, ce l'ha qua. Vedi, e cammina tranquillamente per le nostre zone, magari cammina quando non c'hanno problemi, ma non cammina certo a Vermicino, a Morena, a Cinecittà Est o a Centroni, ma ci arrivate con sto cervello che ha detto prima il consigliere Giuliano, perché che ha detto? Matrona ha già detto che si vota, ma se non si vota non è un problema mio. Io non abito a Centroni, non abito a Morena, non abito a Vermicino, il problema è vostro che non votate la risoluzione, perché se voi pensate che due persone in divisa con la striscia rossa o quello che vi pare o col cappellino da pubblica sicurezza camminano e parliamo di militari, militarizzazione, perché tu hai preso l'esempio, caro consigliere Stelitano, dalla stessa battuta che fece il capogruppo vostro all'epoca con la Santi, quando io parlai di sicurezza all'interno del parco dove erano state violentate delle ragazze e dove successivamente è stata violentata una ragazza e sono scappati, chiesi addirittura l'interforze di 100 celle, visto che stanno senza fa niente Morelli tutto il giorno, hanno i mezzi idonei per entrare dentro il parco. Mi rispose il consigliere, perché la vostra politica purtroppo di alcuni di voi è questa, e che sentimo il rumore degli scarponi, allora sentiamo i gridi che viene violentata, no? Perché dopo gli daremo pure quello che gli serve per non essere, per non attaccarsi alle malattie, però ascoltiamo quello, no? È qui che non si riesce a capire, cioè voi confondete l'ordine, la sicurezza o quello che occorre, lo confondete con i militari, cioè perché purtroppo siete rimasti indietro, in questo momento purtroppo, dove la gente sente il bisogno, perché c'è paura, purtroppo c'è paura, sente il bisogno di vedere una persona, pure che ha striscia rossa, che ha striscia bianca, che ha pistola col fucile, ma c'ha bisogno di vederla, perché si sente sicura, anzi rassicurata. La notte la gente dorme con tapparelle chiuse, ma è una cosa regolare. Cioè stiamo vivendo veramente un periodo che forse non vi rendete conto. Roma, il nostro municipio, è uno dei municipi dove ci stanno più furti di auto. Lo sapete? Cioè il nostro municipio.
cioè, 144. Ma vi rendete conto? E noi stiamo ancora a dire, stiamo ancora dicendo i militari sì, i militari no, l'extra gra e quella roba varia. Porca miseria, se dentro da noi ci stanno i furti delle macchine, degli appartamenti, ci abbiamo commissariati, carabinieri, finanza, via, ci abbiamo tutte quante, ci stanno i furti, immaginate a Vermicina, a Morena o a Centroni o a Cinecittà Est che non ci stanno forze di polizia fissa, che cosa può succedere? Soltanto questo era lo scopo della mozione, della risoluzione, che poi volete aggiungere extra gra, per me stravolgete il senso della sperimentazione che prevede questa mozione. Cioè per concorso Presidente, due minuti. Sì, no, ho finito. Un conto sperimentare su quattro quartieri, un conto far partire la sperimentazione su tutto, dove l'extra gra già abbiamo il commissariato Romanina, che già lavora su Tor Vergata. Quindi è inutile inserire extra gra in un punto che già c'è sta, c'è il commissariato. Andiamo a inserirlo in punti dove non c'è la forza pubblica, dove c'è l'insicurezza e dove c'è la paura. Grazie, arrivederci e grazie. Grazie al consigliere Matronola. E quindi passiamo. Allora, anzitutto corre la necessità, l'obbligo di rilevare il fatto che un emendamento è stato ritirato da parte del consigliere Poli. Chiedo conferma a voce. Sì, Presidente, ritiro l'emendamento ovviamente perché la consigliera Carlos ha presentato l'altro, quindi benissimo, provo per venire incontro alle esigenze del dibattito. Verbalizziamo che un emendamento è stato ritirato e quindi permane un emendamento modificativo a doppia firma Carrus e Benassi, prima firma Carrus, e richiede modificativo da che venga cassato sostanzialmente i nomi dei quartieri. Per ora lo espongo a voce, poi se necessario che si facciano delle fotocopie, però è abbastanza semplice veramente. Quindi, perché nell'atteso che si cassino i quartieri e da atteso che si aggiunge in tutto il territorio extra gra. E dopo le parole in special modo, se vi è necessità da parte di qualcuno che di avere delle copie, io credo che sia estremamente semplice l'emendamento, nel caso quindi diamo per letto e per acquisito qual è l'emendamento. Quindi la parola alla consigliera Carros, che ha chiesto di intervenire sull'argomento. Sì, no, per presentare, presentare l'emendamento, non perché non vorrei insomma avere visioni, ma l'emendamento io l'ho semplicemente presentato perché dal dibattito era stato detto di eliminare i quartieri in quanto mancavano, qualcuno diceva all'interno dopo diciamo la discussione anche all'interno del GRA, mancavano anche tutta una serie di quartieri nell'extra GRA, Casal Morena, Tor Vergata Nuova, Gregna, e quindi è uscito da questo, perché nel momento in cui questo non sia una visione unanime uscita da discussione, allora forse non va ritirato quello successivo del consigliere Poli, perché noi l'abbiamo fatto su una discussione diciamo di integrazione che è uscito dal dibattito, per me altrimenti non ha molto senso. Cioè, inserire tutto il territorio extra gra era perché dalla discussione era uscito di non voler escludere quartieri rispetto ad altri. Non è. La ringrazio consigliera Carros, e al momento diciamo l'emendamento del consigliere Poli è ritirato e verbalizzato, ma se si dovesse in qualche modo riformulare l'emendamento a sua firma, questo nell'eventualità può essere discusso nell'ambito di un momento di sospensione e di una riunione della proponente o comunque dei capigruppo. Quindi chiedo se vi è necessità di questo, qualcun altro vuole intervenga sul microfono. Se potete leggere cortesemente come viene la frase, perché io non l'ho capito. Benissimo. Atteso che
nelle aree più periferiche del municipio 7, in special modo in tutto il territorio extra GRA, i cittadini continuano ad essere penalizzati per la perdurante assenza di presidio del territorio e il resto permane uguale. Quindi la modifica in special modo, subito dopo si aggiunge, in tutto il territorio extra GRA, piuttosto che citare i singoli quartieri. Credo, se interpreto bene lo spirito dell'emendamento come adesso esposto dalla consigliera Carrus, che ciò serva a non escludere alcuna zona. Credo che serva a questo. Ove vi fosse la necessità di una prego, consigliere Colli. Io ho premesso di aver ritirato l'emendamento proprio perché l'esito della discussione e le sollecitazioni che sono pervenute dai consiglieri avevano fatto poi preparare l'emendamento alla collega Carrus, e quindi in adesione a quello che diceva il Presidente del Consiglio, non lei, insomma il Presidente Villa, ho acconsentito a questa cosa, altrimenti l'emendamento vive e voglio vedere che poi chi vota contro lo manina con quello che succede ogni giorno. Credo che nell'immediato ciò che abbiamo a disposizione per ragionare è l'emendamento della consigliera Carrus. Vogliamo prenderci, do subito la parola al consigliere Stelitano, credo che avremo bisogno di un paio di minuti di sospensione per ragionare su questo dopo l'intervento del consigliere Stelitano, se vuole intervenire, prego. Sì, grazie. Signori consiglieri, io non è che voglio fare il bastian contrario ogni volta, perché mi rendo conto che divento anche antipatico. Allora, il concetto è questo: voi provate ad andare dentro il parco degli acquedotti e di pomeriggio, mezzo cani senza guinzaglio, e gente che dorme dentro il parco degli acquedotti, la nostra bellissima via Lemonia. Il nostro municipio è un colabrodo, si entra dappertutto, c'è gente che dorme al quarto piano, dice vabbè, che c'entra qua la sicurezza? C'entra perché se il territorio non è solamente l'extra gra. Allora, in altri territori, diceva qualcuno, adesso non mi ricordo qui, Don Bosco, va fatto un lavoro lo stesso. Io capisco che di notte ci devono stare, ma si era parlato anche di mettere anche delle telecamere, ma il problema si risolve se a Morena la consigliera Lenci ha chiesto da due anni di rimettere l'illuminazione pubblica. Dobbiamo risistemare le strade, l'illuminazione pubblica di notte, e così si risolve questo problema. Non mandando i militari o i vigili urbani o che non ci abbiamo, stiamo continuando a prendere in giro i cittadini. Io non sono d'accordo, a prescindere. Grazie consigliere Stelitano. Allora, ai proponenti l'emendamento, a partire dalla prima firma consigliera Carrus, che richiede la parola, credo, per ritirare l'emendamento. Allora, lo spirito dell'emendamento era in modo costruttivo uscito dalla sintesi del dibattito, però onde evitare ulteriori discussioni ritiro l'emendamento, quindi la risoluzione va in votazione così com'è, con i quartieri elencati. Grazie. La ringrazio consigliera Carrus, quindi l'emendamento con il consenso anche, c'è anche il mio consenso, dell'altro proponente Benassi, si considera ritirato, quindi viene verbalizzato questo. Passeremo quindi alle dichiarazioni di voto sull'atto non emendato, quindi così come presentato. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego consigliere Giuliano. Allora, sull'atto finale, Presidente? Sull'atto così come presentato, okay. Che è l'atto originale, non emendato. Ok, no, e infatti dico, prima ho fatto un complimento a quest'Aula che è un po'
intelligenza usciva, ma siamo subito regrediti, dice no, che è troppa oggi c'è troppa intelligenza, quindi torniamo insomma alle cose più semplici. Allora, allora fermo restando che l'atto di base è concordato e quindi è condiviso, io pensavo che fosse simpatico ragionarla e ho capito che i colleghi dall'altra parte, mo voi o chi per voi, insomma, avessero percepito ciò per dire no, non caschiamo nell'eventuale critica, no? Anche perché io, insomma, non è che sono né carabiniere né poliziotto, sono militare, quindi un po' dell'organizzazione delle forze dell'ordine, delle forze militari un po' ne capisco. Non mi sembra che la copertura che si diceva, io chiederei a chi di dovere, quindi sia al collega Matronola della Presidenza, ma pure a chi ha proposto, di verificare quali sono le competenze dei commissariati e delle caserme di carabinieri, perché se non ci sono fisicamente, è normale che non possano essere presenti fisicamente in tutti i quartieri, sia i commissariati che le caserme, è ovvio, ma hanno un bacino di competenza. Quindi Romanina non è che controlla solo il commissario, solo Tor Vergata, è Romanina, controlla pure Vermicino, controlla pure Grigne, Centroni. No, lascia perdere che non ci vengono. No, non caschiamo, noi dobbiamo fare nelle competenze. Chiaro? Poi se dopo ci vengono o no è un problema loro e noi lo mettiamo in evidenza. Ok? È come se parliamo del discorso di vigili, non vanno a una strada, è problema loro, noi lo diciamo di andare o devono andare, no? Poi dopo se non ci vanno è un problema che dovranno dimostrare, quindi non entriamo nel merito di un lavoro che non ci compete. Noi dobbiamo dire che comunque abbiamo bisogno di, e questo abbiamo detto, però sono sicuro da domani che qualcuno sicuramente interverrà nel dire e nel commentare questa cosa in modo... no, ovviamente negativo, prendendo che si è fatto cittadini di serie A di serie B, vedrai che succederà sta roba, ma non caschiamo nel fatto che dove ci sono i commissariati significa che lì c'è controllo e dove non ci sono non arriva la competenza. Chiedo scusa consigliere Giuliano, solo per sostituire la consigliera in uscita che è scrutatrice, la consigliera Caccamo, con il consigliere Poli, dopodiché cedo nuovamente al presidente Villa la presidenza. Che mossa. E quindi? No, dico, quindi non si fa questo, dicevo. E comunque sia, allora, pochi ma onesti, come si dice. Presidente, lei è tornato, però mi dia il suo sostituto mi ha dato simpatia, ma dico, lei è entrato e non mi guarda più. Basta che sia che è veloce. Però mi aiuti. Allora, dicevo. Non vorrei porgere l'altra guancia a qualcuno perché l'aula si è dimezzata, chiaro? Presidente, non vorrei porgere l'altra guancia a qualcuno perché l'aula si è dimezzata, che significa che quello io che poc'anzi ho espresso probabilmente si avvererà già da domani o da oggi pomeriggio. Quindi io dico, a vantaggio di tutti i colleghi rimasti, quindi li voglio difendere, me stesso e tutti quelli rimasti, che è certo, perché da soli siete capaci, che qual è il discorso? Fammi parlare pure per te. Che comunque le competenze dei vari commissariati, caserme, carabinieri e polizia coprono tutti i territori. Quello che dobbiamo dire è che c'è la mancanza, perché comunque sono pochi e non fanno dei giri adeguati. Quindi utilizzare in via sperimentale lo strumento del poliziotto di quartiere era per dire che sappiamo che la competenza ci sta su tutto il territorio, però se si fanno dei passaggi in alcune quadranti rispetto ad altri, questo potrebbe essere più intelligente, perché sennò lì sembra che sono abbandonati da Dio. Però anche il fatto di dire e saremo pronti a modificarlo, aggiungerlo, caro Presidente Matronola, successivamente, di allargare sta storia, ok? Se all'extra grapper perché
ci preoccupiamo che l'estragra, ma io mi preoccuperei anche del dentro del gra, perché quello che si fa dentro si può fare fuori, quello che si fa fuori si fa tranquillamente dentro, e quindi non cerchiamo di diminuire questa differenza fra cittadini esterni, interni, A, B, fuori, dentro l'accordo, se no verremo sottoposti a delle critiche, chiaro? Quindi d'accordo Fratelli d'Italia a tutto questo, ma con l'impegno, i pochi rimasti, di preoccuparci di allargare questo concetto. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Matrona. Io, consigliere Giuliano, io rispondo, è vero che, no, ma faccio, e io rispondo per sulla dichiarazione di voto. Rispondo su questo, quando si parla di sperimentazione significa sperimentazione, non significa una sperimentazione globale. Quando si testa un medicinale, non è che si testa su tutta quanta la popolazione, si testa su alcuni soggetti. Quindi noi stiamo facendo una risoluzione dove pensiamo che in questi quartieri per il momento si possa fare la sperimentazione, che poi la sperimentazione non parta perché la competenza è del commissario, non parte, però ci potrà essere un tavolo, come hai riportato una cosa, dove la stessa Presidente può chiedere anche ai carabinieri se è necessario. Quindi non è detto poliziotto di quartiere inteso come poliziotto di pubblica sicurezza, potrebbe essere anche poliziotto di quartiere inteso come carabinieri, questa è la situazione. Però la cosa che mi sta meravigliando, signor Presidente, mi deve dire che la maggioranza del PD ha abbandonato l'aula, cioè su una cosa così importante. Quindi avevo ragione io quando prima ho detto che quando si parla di ordine, quando si parla di sicurezza, la gente che cosa fa? L'ho vista un po' restia, hanno abbandonato l'aula, e adesso che succede? Che quella stessa gente, io mi auguro, che non sente il problema che hanno quei porelli, che se vedono entrare la gente dentro casa, che se vedono veramente violentati, non violentati materialmente, ma violentati all'interno dei propri appartamenti, adesso voglio vederli quando vanno a fare la pubblicità, che vanno a fare la campagna elettorale, perché io domani, da oggi esco sui giornali, perché farò, e diranno la stessa gente che oggi è uscita abbandonato, votate la Presidente, è qui che succederà il problema, perché la stessa Presidente, non Presidente, dichiarazione di voto, consigliere Matrona. Sì, arrivo. No, non posso fare dichiarazione di voto. Qui siamo in dichiarazione di voto. No, ma io chiedo il conteggio dei scrutatori, perché ci abbiamo problemi, non ci sono più. Lo chieda. Però allora smega e chiuda l'intervento. Ma infatti l'intervento l'ho detto. No, lei sta facendo la dichiarazione di voto, non intervento. Ecco, non posso farla perché chiedo, sto dicendo, signor Presidente. No, sta chiaro. No, non vedi votare. Ma che voti? No. Chiedo. Per favore, su. Chiedo la dichiarazione, chiedo il conteggio. No, chiedo la verifica del numero legale. Esatto, verifica del numero legale. Grazie. Allora, facciamo l'appello. Fantino. Benassi. Presente. Caccamo. Carlone. Carrus. Presente. Scusa. Non ho chiamato. Ah, Belisario, scusate, sì. Belisario non c'è. Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stellitano, Tredicine, Tutino, presente, Villa, Vitrotti. 11 non c'è il numero legale, non c'è il numero legale. 11 consiglieri presenti, non c'è il numero legale, quindi si chiude. Consiglio si chiude, consiglio è terminato. Dipende da lui quello che vuoi fare da mezz'ora. No, consiglio. Consiglio chiuso. Grazie.